Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca Tech. E oggi ragazzi andiamo a vedere finalmente il mio nuovissimo computer. Sì, è da un po' che ce l'ho, è da un po' che ve ne parlo. E finalmente è arrivata l'ora di parlarvene più nel dettaglio in un video dedicandolo solo adesso. Sì, quello lì dietro è un Hackintosh che è andato a sostituire completamente il mio MacBook Pro con touch bar da 13 pollici. Ma non solo, perché è in dual boot con Windows e quindi mi dà la possibilità di fare davvero tantissime cose, ad esempio la live che c'è stata mercoledì sera sul canale di Tony's Mind. Se ve la siete persi la trovate ancora sul canale, magari vi lascio il link qui sotto in descrizione. Bene ragazzi, direi di andare a vedere però più nel dettaglio quel gioiellino subito dopo la sigla. Perché questo gioiellino mi ha fatto spantecare un bel po'. Per acquistare tutti i componenti mi sono informato su Tony Mac X 86 per creare l'Hackintosh perfetto. Ho visto per la mia fascia di prezzo, praticamente top di gamma, tutti quelli che erano i componenti che si adattavano perfettamente al mondo dell'Hackintosh. E ho preso una come scheda madre, una Asus Z370F Gaming, una cosa del genere, che sotto il punto di vista estetico, e voi sapete quanto l'estetica entra prima nel mio canale di me, è davvero bellissimo. Poi ho preso come processore un i5-8600, non K perché non mi interessa assolutamente l'overclock, come RAM una 8GB Ballistics. Sì, è vero, è un po' poco 8GB, ma al momento quanto costano le RAM, ragazzi, costano davvero tantissimo. In futuro spero di fare un bellissimo upgrade con delle RAM RGB, magari un banco, due banchi da 16 o due banchi da 8, poi dipende sempre dalle fasce di prezzo. Come scheda video invece ho una RX 580, assolutamente compatibile con il mondo dell'Hackintosh e che mi dà la possibilità di editare perfettamente ma anche di giocare, perché ultimamente mi sto dedicando un po' al mondo del gaming. Come alimentatore invece ho preso un Cooler Master da 550 watt totalmente modulare, perché sapete quanto io odio i cavi e ragazzi, chi mi segue da un po' lo sa perfettamente. Invece come case, beh, è una cosa abbastanza provvisoria, perché sono in procinto di acquistare un case molto più carino, molto più bello e molto più premium della NZXT, ma ve lo porterò qui sul canale, quindi non vi spoilerò assolutamente nulla. Vi dicevo che questo gioiellino mi ha fatto spantecare, perché prima di acquistare tutti i singoli pezzi, ragazzi, ho chiesto a tutti i miei amici tech youtuber, tra cui Tony's Mind, Francesco Arciello, Matt del canale MB4K Tech, se non erro, e perdonami se ho sbagliato. Ma tornando a parlare di lui, beh ragazzi, vediamo sotto quali aspetti mi ha migliorato l'utilizzo di tutti i giorni. Beh, sicuramente sotto il punto di vista del gaming sto giocando tantissimo a The Crew 2, Fortnite, Tomb Raider, insomma ragazzi, ho scaricato una marea di giochi e ci sto giocando davvero tantissimo e devo dire che sotto il punto prestazionale non mi dà assolutamente problemi, le temperature sono sempre all'incirca sui 40-50 gradi e quindi assolutamente non ci sono problemi. È vero, dovrei aggiornare il monitor, ma restate aggiornati, iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché molto presto vedrete degli aggiornamenti anche per questo desk setup che chi di voi mi segue da un po' lo conosce già benissimo, è ormai un anno che ce l'ho e mi sono già stancato, ragazzi. Sotto il punto di vista dell'editing, beh, ho velocizzato quasi il doppio il rendering. Eh sì ragazzi, questo gioiellino riesce a renderizzare due volte più veloce rispetto al mio MacBook Pro con touch bar da 13 pollici e quindi assolutamente un punto a suo favore. Mentre per quanto riguarda la timeline, io consiglio a tutti quelli che hanno un Hackintosh di acquistare almeno il trackpad della Apple, perché durante l'utilizzo della timeline ci sono delle difficoltà se dobbiamo utilizzare un semplice mouse e una tastiera magari meccanica come ce l'ho io. Quasi mi dimenticavo lo storage. Beh, all'interno di questo PC ho ben 4 hard disk. 2 a stato solido, 2 SSD. I 2 SSD sono singolari, uno per Hackintosh, uno per Windows, e gli altri due sono 2 hard disk da 1 tera ognuno, che ragazzi mi danno la possibilità di stoccare tutto il necessario senza alcun problema. Mentre gli SSD sono all'incirca da 240 GB l'uno.
Direi però adesso di smetterla con le chiacchiere e andare a vedere più nel dettaglio questo bellissimo PC, come si comporta in game e in editing. Ok raga, ci siamo, sto registrando adesso lo schermo del mio computer con Fortnite e ci facciamo una bella partita. Insomma ragazzi, io sono veramente un nabbo a Fortnite. Ho qui il mio gamepad perché non so giocare assolutamente con mouse e tastiera, quindi adesso mi metto qui concentrato. Ovviamente non riuscirò a parlare tantissimo perché già è difficile di per sé senza parlare. Figuriamoci un po' con voi e immaginatevi un po' quanto potrebbe essere difficile per me. Come va il mio computer? Come potete vedere in questo momento sta a 90 fps più o meno, 80 adesso, lo vedete lì in alto a destra a fianco alla mappa. Mi sembra abbastanza buono come fps, ovviamente il mio monitor non è granché, quindi non riuscirei mai a vedere tutti questi fps, al massimo arrivo a 60. Tutto qua. Rompiamo qui, entriamo sotto, andiamo a vedere cosa riesco a trovare. Ok, pompa come vi dicevo prima. Insomma ragazzi, io sono veramente un nabbo. Mi piace, a me stesso pompa, solo che ho l'altro blu. Adesso mi sistemo un attimino le armi. Nel frattempo mi nascondo qui dietro e vi faccio vedere un pochettino i settaggi. Allora, siamo qui con tutto epico. Assolutamente risoluzione 3D al 100%, ragazzi, non ho assolutamente limiti, vedo benissimo, risoluzione ovviamente quella massima per il mio display e riesco a giocare tranquillamente, come potete vedere non ci sono lag, non c'è assolutamente nulla che mi impedisce di giocare al meglio. Dicevo, sono veramente un nabbo. Perfetto, morto al primo scontro con qualcuno, ma insomma ragazzi, come avete ben visto il computer si comporta veramente benissimo, anzi adesso prendo la cam e vi faccio vedere anche l'andamento delle ventole. Insomma, vediamo se riesco a farvi vedere l'andamento delle ventole. Ovviamente no, ma forse riuscite a sentire il rumore. E beh ragazzi, si comporta veramente benissimo, non mi crea assolutamente problemi, non mi si è mai bloccato in game e nemmeno durante l'utilizzo giornaliero. Beh, direi di passare alla parte editing per andare a vedere anche sotto quell'aspetto come si comporta questo gioiellino. Siamo arrivati quasi alla fine del rendering totale, cioè siamo arrivati quasi alla fine del rendering. Adesso dovrà renderizzare il tutto, come potete vedere c'è abbastanza da rendering, anzi adesso andremo ad aggiungere anche della color correction a queste tre clip. Considerate anche che io nel frattempo sto registrando lo schermo e quindi ci sono sicuramente delle cose aggiuntive che vanno ad appesantire il tutto. Io nel frattempo aggiungo un po' di color a queste clip. Ho aggiunto anche una stabilizzazione su una clip. Insomma ragazzi, davvero qualcosa di assurdo. Vediamo un pochettino il rendering, quanto impiega e fondamentalmente quanto arrivano le temperature del PC. Beh, come potete vedere è veramente velocissimo, siamo al 50% senza alcun problema, nessun blocco, assolutamente nulla, non sto praticamente trovando problemi con questo PC. Terminato, fatto. Fatto tutto, ha renderizzato praticamente queste clip più le precedenti clip che ho aggiunto all'inizio, che sono davvero fighissime, magari le avrete viste sicuramente da questo video se lo state guardando. E, beh ragazzi, tanta roba, devo dire la verità, riesco a fare davvero di tutto ad una velocità incredibile. Bene ragazzi, che dirvi, spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un bel like, io vi chiedo di restare aggiornati iscrivendovi al canale e attivando la campanella perché molto presto vorrò fare degli aggiornamenti su questo computer, magari creerò una miniserie dove vi porto tutti gli aggiornamenti di questo gioiellino qui. Io ragazzi non faccio altro che salutarvi e dirvi che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.